Capisco che sei incazzato. Lo vedo anch'io che i miei ragazzi hanno esagerato. Non ti preoccupare, avranno una bella lezione. E perché? A questo punto possono anche ammazzarmi. Tanto questi sono gli ultimi soldi che vedi. Stai tranquillo. Ok. Dici che non hai più un centesimo. Però rimane sempre il fatto che mi devi altri 20.000 euro. E quindi dobbiamo trovare una maniera diversa per chiudere il conto. Così, dopo tanto dire, io mi ritrovo nuovamente solo tra i neon di una statale, la mia mente che prende volo. Qualcosa sta cambiando, qualcosa sta nascendo in me, ti sto ancora cercando, non chiedermi perché, io non so che sarà, lo che sarà di questa vita, sempre fra le dita, che sarà di questo tempo sotto sopra, io vorrei scoprirlo con voce. Se è finita, perché la notte scesa non ci ha più trovati, sarà il destino arbitro di questa partita, il gettatore ave con i cuori rubati. Ti prego, nonna, questo casale sarebbe perfetto per noi. E poi è disabitato, che te ne fai? Io ho sempre desiderato vivere in campagna. Sapeste quanti me l'hanno chiesto prima di voi, ma non l'ho mai dato a nessuno. Giulia cara, lo sai che io ti voglio tanto bene, ma sono stata giovane anch'io. Mi sono ritirata qui per stare in pace, niente confusione, feste, macchine di giovanotti di città che vanno su e giù. Ma nonna, noi non ti daremo nessun fastidio, te lo prometto. Ah, e sareste disposti a vivere qui, a rinunciare ai piaceri della città? I negozi, i ristoranti, i locali notturni. In un posto così, signora, non serve più niente. Ah, sì, certo. L'aria pura, il cibo genuino, il paesaggio rilassante, il silenzio, le passeggiate, i tramonti con un bicchiere di vino. Ma la vita qui non è come quella delle pubblicità. La campagna richiede fatica, sacrificio, lavoro duro. Io glielo giuro, non vedo l'ora. Ah. E anche Giulia. Sì, date retta a me, ragazzi. Rinunciate, lo dico per il vostro bene. Resistereste al massimo una settimana, non di più. Ma lasciate perdere. Ma sì. Mi prendi le magliette che sono nel secondo cassetto, grazie. Seconda. Ecco qua. Chissà quando è che succederà anche a me. Ma cosa, di fare una valigia? C'è male andare a vivere con un lui. Che fretta, è finito ieri le elementari. Non credi che sia un po' prestino? Guarda che lo dico per te. Guarda che tu hai una vita che sta dentro l'università e ancora ti metti queste magliette da ragazzina. Che oltretutto questa me la tengo io. Comunque sappi che io lo faccio per te, perché ormai sei grandicella. Tregua, facciamo a metà, d'accordo? Va bene, almeno così ogni volta avrò la scusa per venirti a trovare e fregarti le altre magliette. Senti, ma come hai fatto a capire che era arrivato il momento giusto? Di cosa? Di andare a vivere assieme? Mm-hmm. Chiara, è qualche giorno che tu mi fai questa domanda, non è che c'è qualche novità che dovrei sapere? Mi vuoi rispondere o no? Non c'è una regola, succede. Io e Michele stiamo talmente bene che abbiamo deciso di condividere la stessa casa. È bello e giusto, anche se c'è qualcuno di questa famiglia che la pensa diversamente. Senti, prima che torni Marianna devo dirti una cosa importante. Ho fatto due chiacchiere con lei. No, stai tranquillo, non le ho detto niente. Solo che sono stato costretto a mentire, non mi è piaciuto per niente. Quindi da oggi in poi... Non succederà mai più. Sta tranquillo. Ti ringrazio, ti sei comportato davvero amico. So quanto ti è costato raccontarle una balla, ma non ce ne sarà mai più bisogno. Alla mia parola. Sì, ho trovato una soluzione. Ho fatto un accordo che risolve tutti i miei problemi economici. Davvero, non sono più nei guai. Ora posso dire davvero di ricominciare. Mamma, non sa quanto mi mancherà Chiara. Mi sembra ieri che preparavi la cartella per andare a scuola. E ora fai la valigia per andare a stare con il tuo compagno. Vabbè, mica vado via definitivamente, almeno non ora. Che c'entra? È il primo passo.
Il principio della fine. Mamma, com'è che si dice? Prima o poi i cuccioli abbandonano il nido. Ah, no, c'era un'altra che è più carina. Aspetta. Ah, sì. I figli crescono e le mamme imbiancano. Oh, io non sto imbiancando proprio per niente. E invece sono proprio felice per te. Stai per fare un'esperienza fondamentale e con un uomo come Michele che mi piace molto. E ne hai riparlato col nonno? Sì. E il nonno continua ad essere della sua idea. E questa volta però ci ho riflettuto e ho capito una cosa, che è lui che la vede troppo nera. Conosco il soggetto e posso immaginarlo, sì. Ecco. E soprattutto non capisco per quale ragione io e Michele dobbiamo nasconderci e vergognarci di qualcosa, no? E il fatto che lavoriamo nello stesso posto non c'entra nulla con la nostra storia. Sì, la penso anch'io così. E io non voglio farmi influenzare né dal nonno né dalle chiacchiere della gente. Eh certo. E soprattutto se uno è convinto di quello che fa, va avanti a testa alta. Oh. La vite fa sentire all'uomo il sapore della terra e con i suoi grappoli ne trasmette i segreti del suolo. La di Colette. Bella, vero? Io l'ho conosciuta Colette. Era una bambina. Ma cosa sono queste facce appese? Ah, pensate ancora al casale. Se proprio vi piace, vorrà dire che verrete a trovarmi più spesso. Certo, nonna. Ma certo, ho bisogno di quattro braccia. Posso contare su quattro braccia forte in campagna. C'è molto lavoro. Ecco, vedi, vedi? A volte la natura ti premia, eh? E a volte ti punisce per la tua presunzione. Guarda. Ha sofferto parecchio freddo. Eh sì, è gelato di quest'inverno. Adesso la taglio, eh. No, 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 aspetti, aspetti. È ancora viva. La gemma è ancora viva. Ah, il freddo l'ha risparmiata. No, lo sapevo che tu te ne intendessi così tanto. Eh sì, ho lavorato per un periodo in Francia, nei vigneti del Medoc. La zona di Bordeaux, cosa mi ricordi, ragazzo mio? Ti dispiacerebbe fare un ripasso? Ti ricordi come si fa? Scommettiamo? Mm? Ok, allora facciamo mercoledì e venerdì sempre alla stessa ora. Per te va bene? Ok, va bene. Ci vediamo mercoledì. Ciao. Ciao. Una ragazza che non perde tempo e che lavora sodo. Brava Eleonora. Cerco di mettercela tutta. È per questo che mi piaci. E le persone come te vengono sempre premiate. A proposito di quei tizi che mi hai chiesto di contattare, quegli struzzini. Ci è riuscito? Quindi posso parlare direttamente con loro? Calma. Anch'io sono uno che ci mette sempre tutto l'impegno nelle cose che fa. E infatti sono andato oltre. Ho anticipato di tasca mia il debito di tuo padre. Adesso non deve più niente a quella gente. Perché l'ha fatto? Mi fa piacere toglierti dai guai. D'altronde, anche tu faresti lo stesso con me, no? Certo. Ma così papà capisce tutto. No, non ti preoccupare. Ho spiegato bene allo strozzino che tuo padre non deve sospettare di niente. Oh, ti sto dicendo che tuo padre è fuori dai guai e tu fai quella faccia? Beh, certo. In qualche modo io questi soldi li vorrei indietro. Ma tu sei in gamba e io mi fido di te. Sono sicuro che mi restituirai fino all'ultimo centesimo. Papà. Poi ti posso portare una gonna? Avrei un orlo da rifare. Vorrei una minigonna, corta, più corta di quella. Stava scherzando. No, ti ho visto con una faccia così scura. Ma no, è per Valentina. Non vorrei che se la fosse presa troppo. Per quello che l'ho detto, sulla storia che va a vivere con Michele. Non è il tipo, però diciamo che le tue parole hanno fatto un certo effetto. Non è possibile, ci hai ripensato? No, oh, non ci sperare.
Che continua a dire che non gliene importa niente dei pettegolezzi, che comunque lei è una persona di valore a prescindere da quello che pensano gli altri. Anche se a me sembra un po' a disagio, ecco. Beh, mi dispiace, io ho detto soltanto quello che pensavo. Anche perché ci sono già passato con te, ti ricordi? Quando stavi a Cagliari con quello là, come si chiama? Giacomo? Guido, papà, il nome di questo tu non te lo ricordi mai, eh? Ricordati un po' quante ne hanno dette sul tuo conto. Anche perché la tua vita allora era tutta bovero tango e comparsita, quindi... Diciamo che ero un po' agitata rispetto ad adesso, che sono di nuovo una signora sposata. Sì, sì, lo so, papà, non me lo ricordare. Però ti devi ricordare quanto ci hai sofferto. Non lo vuoi ammettere, però la cosa ti è pesata e come. E la stessa cosa succederà a Valentina. Però per me al primo posto venivano sempre i miei sentimenti e le mie convinzioni. Io ero felice così, questo conta. Ma oggi lo rifaresti? Senza il minimo dubbio, papà. Non mi sono mai lasciata influenzare dal giudizio degli altri. Sì, ma Valentina è così... giovane. Valentina, papà, è una donna. E se sceglie di vivere la sua vita senza farsi condizionare dalla gente, beh, io sono fiera di lei. Vita che non mi faceva una bella sudata così. Non sarò fresco e profumato, ma merito qualcosa. Signora? Questi giovanotti di città, eh? Mai fidarsi delle apparenze. Questo CD heavy metal di quando ero un po' più giovane. Stai attento con quei lividi. Quali lividi? Senti, mi spieghi per favore che cosa sta succedendo, sì o no? Beh, ti ricordi l'appuntamento di lavoro di cui ti ho parlato? Sì, so che lo avevi e basta, non mi hai detto nient'altro, come spesso accade ultimamente. È vero, da qualche settimana non ti dico la verità. Però avevo un problema di lavoro abbastanza serio e complicato. E avevo preferito non farti stare in pensiero. E adesso direi che si è risolto, a giudicare dall'heavy metal lì. Esattamente, tutto risolto. Niente più tensioni, nervosismi, musi. Oggi vita nuova. Sicuro? Parola di marito. Allora, se deve essere davvero vita nuova, per favore, in futuro, niente bugie. E se avrai altri problemi? Ne parlerai prima di tutto con me. Promesso. Ma non ci saranno altri problemi, Maria. Mai. Hai ragione. È uno strazio. Non si sa muovere. Vabbè, beviamoci su. Invece la nuova, la biondina, non è male per niente. Muove il sederino che è una poesia. Ah, puoi dirlo. Infatti ho deciso di toglierla dal mercato. Come del Piero, è presente. Riserva personale di caccia. Bella ragazza, ha dei numeri. Non sfruttarli sarebbe un peccato mortale. Molto meglio farla dimenare in privato. Mi sembrava così convinta. Calmo. Ogni donna ha il suo prezzo. E la nostra caramellina ha dei problemi con il padre. Non lo sai?
è strangolato dagli strozzini, poverino. Ed è così una brava persona. E magari lei non sospetta che il capo di quei tipacci sei tu. Va bene così, signorina, può andare, ci ha convinti. Lei ha un grande futuro nella dattilografia. Se si vuole accomodare... Ho anche pensato di dirglielo, ma magari la prende a male e rovina una gran bella amicizia con un mucchio di risvolti piacevoli, per me intendo. Fammi capire, hai cancellato un debito di 40.000 euro a quel Diego Rossi solo perché vuoi farti sua figlia? Lo sai perché tu sei il barista e io il capo? Non sai fare progetti a lunga scadenza. Diego Rossi è un limone spremuto. Sua figlia, invece, può diventare una miniera d'oro. Ci credo. Appena la vedi, ti muove qualcosa dentro. Lo vedi? Se succede a un troglodita come te, figurati ai nostri clienti. Quello è capace che tira su più di 10.000 euro al mese. Se non sarà troppo impegnata a infilarsi nel tuo letto, però. Una cosa alla volta. La ragazza deve essere ancora svezzata. E poi perché no? L'idea non mi dispiace per niente. Che peccato. Così bello questo casato. Addio, rifugio dei nostri sogni. Che non avremo mai. E ragazzi, state andando via? Sì, rientrando in città troveremo un po' di traffico. Io ho preparato un po' di prodotti nostri. Attenti che non si rovescino in macchina. Signore, è stato un piacere averla conosciuta. Anche per me e per la mia vigna. Ciao, mamma. Ciao. Ci vediamo al matrimonio? Sì, non ci posso mancare. Ragazzi, avete dimenticato questo? Che cos'è? La chiave del casale. Non la volete più? Grazie, mamma, grazie. Lo sai perché te l'ho dato? Perché avrei fatto qualche pensierino su Andrea. Chiave. Che mi dite del nostro piccolo paziente? Qualcuno vuole fare delle ipotesi? A mio avviso si tratta di anemia. Proprio così? Abbiamo la sintomatologia al gran completo. Pallore, respiro breve, sete eccessiva. Palpitazioni, perdita di peso. E visto che il paziente non risponde alla terapia farmacologica, direi di passare subito alle trasfusioni di sangue. Chi viene adesso? Dunque, il letto 218. Le faccio avere subito la cartellina. Che cosa c'è, signorina Rocca? Ah sì, certo. Qualche dubbio? Vuole aggiungere qualche cosa alla mia diagnosi? Sì, certo, vorrei dire che... Voglio dire... Assolutamente sono d'accordo sulla terapia e sulla diagnosi. Bene, abbiamo perso anche troppo tempo. Allora, questa cartella del 218. No! No! Fermo. Sta fermo con queste mani che passa gente che ci conosce. E che male c'è, scusa? Signori, sto baciando mia moglie. Ti prego, zitto. Ma che ci arrestino per disturbo della quiete pubblica. Sai che faccio? Quasi quasi ti prendo in braccio e ti porto fino ai murati. Per favore, mettimi giù, ti prego. Non vorrei vederti crollare tra 50 metri. Ma che crolla, vabbè, peggio per te. Vuol dire che andrei a piedi. Diego, te lo dico per favore, sul serio. Ritorniamo a casa, fa un freddo cane, ci vediamo un bel film in televisione. No, no, non ci penso neanche, stasera voglio uscire, mi va di respirare quest'aria frizzantina. Ciao. Ciao, Marco. Ciao. E come va? Benissimo. Diego, hai voluto uscire per forza, diglielo anche tu, che stasera fa troppo freddo, è ancora convalescente. E perché? Ci sono controindicazioni. Una passeggiata può fargli solo bene. Hai visto? Te l'avevo detto, no? Grazie, Marco. Le tue cure mi hanno davvero rimesso in piedi. Beh, io vi saluto. Sono piuttosto stanco. Buona passeggiata. Ciao. Il
casale! Ci ha regalato il casale! Non ci posso credere, sono veramente contenta per voi, ragazzi. Quella donna ti vuole un gran bene. Ci vorranno un bel po' di lavori, ma sarà bellissimo. Tu ci aiuterai, vero mamma? Ma certo! Se non ricordo male, un po' di lavori non saranno sufficienti per rimetterlo a posto. Sì, è chiaro che i lavori ci penso io. Farò un prestito in banca. Ma no. Nessun ma. Sarà un piacere per me farlo. La nonna ci ha fatto un bellissimo regalo. Non smetterò mai di ringraziarla. Se penso che quel casale non voleva cederlo a nessuno, ma neanche a noi della famiglia. Lo teneva lì, sfitto, da anni. Ma noi ce lo siamo meritati. Abbiamo superato l'esame, abbiamo dimostrato di sapercela cavare in campagna. E per fortuna abbiamo passato l'esame a pieni voti. Certo, sua mamma è una donna incredibile. Ci si può aspettare di tutto da una donna così bella. Ah, sicuro. E non la cambieremo mai. Beh, la casa è nuova, va bagnata. Vado a prendere una bottiglia di champagne. No. Nonna Dora ci ha dato il vino del casale. Ottimo vino piemontese. E tra un po' sarà il vino del nostro casale. Ecco qua. Offre la casa. Questo è il mio nuovo intruglio. Grazie. Sei ancora preoccupata per tuo padre? No, Robby, non è quello. Allora che cos'è? Ma tu sti guai te li fabbrichi proprio, cara mia. Che cos'è? Vabbè, ti lascio solo. Però dopo... Dopo, ok. Voi due a quest'ora. Ecco, domani sicuramente nevica. È una serata da festeggiare. Tuo padre ha risolto dei problemi di lavoro. Mi faccio aiutare da Roberto a scegliere una bottiglia di vino. Elena, il debito è cancellato. Lo strozzino mi lascia in pace. Bravo, papà. Questa sì che è una bella notizia. Ho trovato un accordo. Devo solo smerciare per lui dei macchinari da palestra, roba facile. E poi dopo, basta, è tutto finito. Che c'è? Questa sì, papà. Che è una bella notizia. Non fare così. Non fare così. È stato solo un brutto periodo. È passato. Davvero. Che altro c'è, signorina Rocca? Non capisce? Ha bisogno di spiegazioni? Si tratta sempre del paziente... Affetto da anemia, l'avevo capito. Allora? Ecco, io conosco il bambino e soprattutto mi sono occupata dell'anamnesi e quindi mi sono fatto una mia idea. La signorina Rocca vuole metterci al corrente di un suo pensiero sul caso di anemia da me diagnosticato poc'anzi. Coraggio. Io e i suoi colleghi l'ascoltiamo. È che credo che... possa non trattarsi esclusivamente di anemia. Con questo voglio dire che secondo me la diagnosi non è corretta. E la storia continua.